Sì, beh, diciamo che è sotto gli occhi di tutti. Dicevo prima ai colleghi che stavano parlando della nostra proposta di legislazione al Parlamento Pulito, che il Parlamento Pulito serve soprattutto a ridare una dimensione etica alla rappresentanza politica, perché non va a trattare quelli che sono i meccanismi numerici, il conto dei voti per attribuire la rappresentanza, ma va a dire chi fa rappresentanza politica deve essere una persona senza nessun genere di pendenze nei confronti della legge, lo deve fare per un periodo limitato di tempo che noi indichiamo in 2 mandati perché deve essere un servizio civile, e lo deve fare con una preferenza espressa dall'elettore, quindi non un uomo di partito ma un uomo dei cittadini, e questa è la dimensione veramente politica che noi vogliamo mettere con Parlamento. Poi sul discorso maggioritario, proporzionale, eccetera, eccetera, noi all'interno delle commissioni affari costituzionali, nei nostri gruppi, ne stiamo dibattendo. Ci piacerebbe anche eventualmente valutare la possibilità di un dibattito sulla rete e magari far esprimere la rete. Ecco, però lei pensa che il maggioritario sia meno rappresentativo del proporzionale, cioè c'è un'idea di fondo a livello di parlamentari del Movimento 5 Stelle verso un sistema più che un altro? Ma ci sono delle preferenze a titolo personale, magari il proporzionale, visto anche diciamo, gli effetti del maggioritario di questi ultimi anni, in questo momento potrebbe essere visto come un sistema più rappresentativo di tutte le anime sociali del nostro paese, insomma. Però le dico, sono posizioni personali, al momento un'idea proprio ufficiale non ce la siamo fatta. Non ti siete nemmeno fatti un'idea sulla soglia di sbarramento. Anche lì la soglia di sbarramento significa levare o ammettere la rappresentanza di parte della società, magari minori, ma che comunque hanno dignità di rappresentanza. Quindi magari si può prevedere una soglia bassa con una specie di diritto di tribuna, in modo che comunque fai partecipare un rappresentante. Però in questo momento siamo veramente in una fase di brainstorming creativo. Invece voi presenterete una vostra mozione in vista del 29, quando inizierà qui alla Camera l'iter delle riforme. Sì, assolutamente, perché il discorso che c'è stato fatto ieri da Quagliariello non ci ha convinto. Punto primo, perché il governo ha già dato una restrizione molto focalizzata su quelle che sono le forme di governo che intende sponsorizzare, che sono la parlamentare razionalizzata o il semipresidenzialismo alla francese, quindi una preminenza del potere esecutivo sul ruolo del Parlamento. E quindi già partiamo con una limitazione praticamente per il Parlamento stesso, che dovrà fare le riforme costituzionali. È già un primo approccio che non ci piace. Poi ha parlato di una consultazione popolare ex post, di ratifica anche se si superassero i famosi 2/3, eccetera, eccetera. E a noi piacerebbe che avvenisse ex ante, magari creare una volta tanto un dibattito pubblico allargato, magari usando il canale Rai, obbligando, che ne so, Vespa una volta a settimana a trattare i pro e i contro, invitando vari pesi e contrappesi e parlare di che cosa significa ogni riforma istituzionale della Costituzione, e poi magari fare un referendum di indirizzo con più quesiti che permetta, dopo la fase informativa e il dibattito pubblico, agli italiani di scegliere quella che è la forma costituzionale a loro più congeniale. Ieri c'è stata una frase di Balduzzi, una citazione di Solone, che diceva: quale Costituzione per quale popolo? Poi, parlando tra di noi, ci siamo trovati a riflettere che sicuramente quale Costituzione per quale popolo non è in grado di dirlo l'attuale classe dirigente che sostiene la maggioranza, e l'ha dimostrato in questi anni trasformandosi in casta e staccandosi da quel popolo di cui adesso dovrebbe andare a leggere i bisogni e tradurli in un nuovo assetto costituzionale, quindi in un nuovo assetto della società. Non ci sembrano francamente averne né la dignità politica né lo statuto. Quindi no alle riforme costituzionali in questa fase per il Movimento 5 Stelle? Sì, alle riforme costituzionali se partecipate prima dai cittadini e non subite. Ecco, ma da quello che io ho capito, a lei non sta bene, al Movimento 5 Stelle non sta bene un maggiore potere dell'esecutivo, quindi voi non pensate che in realtà il problema non sia proprio il fatto che il potere esecutivo abbia
abbia poco potere, cioè che la Repubblica parlamentare è un po' superata, che il complesso del dittatore per cui il Presidente del Consiglio deve ottenere la fiducia sia un po' oramai obsoleto? Io ho visto un recente passato di dittatura, non so quanto sia obsoleto un pericolo del genere. Diciamo che... recente passato di dittatura pensa a che cosa? A Benito Mussolini o forse più recente? No, non così recente. Diciamo che lì era un percorso effettivo, adesso era magari un percorso più formale. No, quello che intendiamo è... la possibilità di dare la centralità del Parlamento, perché è nel Parlamento che tu hai la rappresentanza della società vera, della società dei cittadini, e affidarci al governo forte anche nelle forme che abbiamo visto in questi anni non ha portato a soluzione. Quindi in realtà quello che bisognerebbe fare è partire dal ricostruire l'Italia. Per esempio ieri parlavano del fatto che questa riforma costituzionale, che la Costituzione era da riformare perché era stata progettata nel 47, cioè praticamente in una fase di ricostruzione totale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quello che a noi sembra invece è che siamo esattamente nella stessa fase, nel senso siamo talmente tanto a terra come paese che da questo punto in poi possiamo solo che ricostruire, e quindi forse ripartire da quei valori fondamentali della Carta Costituzionale del 47 ricreerebbe quello spirito di popolo che poi questi anni si è perso. Quindi in sostanza voi dite la seconda parte della Costituzione può rimanere così com'è, magari vanno abolite le province, va rifatta la legge elettorale, però come sistema va bene questo? Noi diciamo che devono essere i cittadini a dirlo e a sceglierlo. Ascolti, ultima domanda. Il governo ha chiesto una corsia preferenziale per poter lavorare alle riforme. Voi come vi siete espressi rispetto a questa richiesta che ieri è finita nella giunta del regolamento? Una corsia preferenziale per lavorare alle riforme costituzionali o per fare il percorso di riforma in tutto, insomma, per cercare di non ricorrere alla decretazione d'urgenza e per riuscire ad approvare i disegni di legge con... Sì, veniva, questa era mutuata da una delle proposte dei saggi. Il problema di un percorso preferenziale del genere è anche l'entità numerica dei provvedimenti che il governo vorrebbe garantire in corsia preferenziale, perché si parlava per esempio di un 3 al mese. 3 al mese significa che tu hai già praticamente opzionato il lavoro delle Camere per il mese, Camere e Commissioni, quindi a quel punto sarebbe un mascheramento, non è una corsia preferenziale, è tutto il lavoro del Parlamento per ogni mese già bloccato. Quindi grazie a voi signori. Grazie. Danilo Toninelli e Federica Tieni. E Toninelli e Tieni stanno anche. Grazie a tutti. Grazie.